Consigliere Saita, secondo lei come andrebbero valorizzati meglio, utilizzati le specializzandi in medicina e chirurgia, che è un aspetto che riguarda anche la parte della riforma sanitaria discussa in aula e lei è anche intervenuta nel corso del dibattito? Sì, perché è un ambito della terza commissione, un lavoro molto interessante, molto forte che stiamo portando avanti. Abbiamo approvato la quarta parte di questi rapporti tra università, quindi, e medici. La formazione dei medici è molto forte nella nostra, nel nostro percorso universitario. Hanno molti anni, si laureano, dopo devono fare ancora 3 anni di specializzazione. Si rischia di non utilizzare questa gran risorsa lungo quei 3 anni perché restano bloccati fino al giorno dopo dell'assunzione della sperimentazione. L'idea è, sotto tutor e quindi con ruoli ben precisi, di poterli inserire, visto la mancanza che abbiamo anche di medici, in percorsi particolari di grossa responsabilità, ma comunque utili e importanti, visto la carenza ancora che abbiamo di figure mediche.